Sentenza di non luogo a procedere nei confronti di Matteo Salvini, che era imputato con l'accusa di sequestro di persona, e la decisione del GUP di Catania. Accusati di usura, confiscati i beni per un valore di 3 milioni e mezzo di euro ai fratelli Giuseppe e Maurizio Sanfilippo. Prime vaccinazioni ieri pomeriggio a Bagheria nel lab provinciale realizzato dall'ASP di Palermo. La struttura garantirà a regime 1500 somministrazioni al giorno. In Sicilia non sono stati ancora avviati a lavori forestali, una criticità che potrebbe causare ulteriori disastri ambientali. In streaming e poi sul circuito delle TV regionali, Sicily On Air, uno spettacolo con ospiti regionali e nazionali. Bentrovati alla seconda edizione del TG di Media News di venerdì 14 maggio. Come avete ascoltato nei titoli, sentenza di non luogo a procedere nei confronti di Matteo Salvini, che era imputato con l'accusa di sequestro di persona, e la decisione del GUP di Catania. Nunzio San Pietro, letta nell'aula bunker del carcere di Bicocca a conclusione dell'udienza preliminare del caso Gregoretti. Vediamo. Questa giustizia dice che un ministro che ha difeso la dignità e i confini dell'Italia è un ministro che ha fatto semplicemente il suo dovere. Sono contento e ribadisco, se quando gli italiani torneranno a votare e a restituirmi responsabilità di governo, farò esattamente la stessa cosa, perché l'immigrazione regolare, controllata, qualificata è un fattore positivo. L'immigrazione alla mo' di Lampedusa, di 3.000 sbarchi in un fine settimana, porta il caos. Penso che la giornata di oggi renda giustizia di tante accuse, di tante parole al vento. Mi spiace solo per i denari che sono costati ai cittadini italiani queste giornate che hanno impegnato centinaia di persone. Abbiamo la sinistra più retrograda del continente europeo, che prova a usare la magistratura per vincere le elezioni, che non riesce a vincere in cabina elettorale. La sentenza di oggi penso che, spero, che sia anche utile agli amici del PD e dei 5 Stelle. Le battaglie si vincono in Parlamento o in cabina elettorale. Passiamo alla cronaca. Accusati di usura, confiscati i beni per un valore di oltre 3 milioni e mezzo di euro ai fratelli Giuseppe e Maurizio Sanfilippo. La Guardia di Finanza di Palermo ha confiscato beni per 3 milioni e mezzo di euro riconducibili ai fratelli Giuseppe e Maurizio Sanfilippo, rispettivamente di 69 e 61 anni. Il provvedimento, divenuto irrevocabile con sentenza della Corte di Cassazione, è stato emesso al Tribunale di Palermo, sezione misure di prevenzione, su richiesta della locale procura. L'attività di servizio si ricollega all'operazione chiamata The Uncle, svolta nel 2011 dal nucleo di polizia economico-finanziaria nei confronti dei due fratelli Sanfilippo. Maurizio ha già patteggiato la pena a 3 anni e 3 mesi in reclusione, mentre Giuseppe è attualmente in giudizio, facendo emergere una vasta attività illecita di erogazione di prestiti a commercianti ed imprenditori in difficoltà economica, con l'applicazione di tassi di interesse usurari che arrivavano fino al 60% su base annuale. Parallelamente alle investigazioni penali, gli specialisti del GICO, del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, sono stati delegati dall'autorità giudiziaria palermitana all'esecuzione di indagini economico-patrimoniali, sulla scorta delle quali il Tribunale di Palermo, sezione misure di prevenzione, in accoglimento della proposta avanzata dalla Procura della Repubblica, disponeva nel 2012 il sequestro di beni mobili, immobili e disponibilità finanziarie, in quanto assolutamente incompatibili con la capacità reddituale ufficialmente dichiarata dagli indagati. Nel 2017, a conclusione del procedimento di prevenzione, il Tribunale di Palermo ha emesso il provvedimento di confisca nei confronti dei due, ora divenuto definitivo all'esito del rigetto dei ricorsi da parte della Corte di Cassazione con riguardo a 2 imprese, 14 immobili, 11 veicoli e 20 rapporti finanziari. Voltiamo pagina, passiamo all'emergenza sanitaria. Prime vaccinazioni ieri pomeriggio a Bagheria nel lab provinciale realizzato dall'ASP di Palermo in collaborazione con la Protezione Civile, la città metropolitana, la struttura allestita all'interno del palazzetto dello sport dalla chiesa Setti Carraro, a regime garantirà 1500 somministrazioni al giorno.
Sì, io ringrazio i comuni vicini che compongono il distretto di Trentanove col comune di Bagheria Capofila. Abbiamo fatto richiesta alla città metropolitana che ha accettato di darci in consegna il palazzetto dello sport e in sinergia con ASP e Dipartimento di Protezione Civile Regionale in poco tempo abbiamo realizzato e definito il centro vaccinale del distretto, ma che non verrà utilizzato soltanto dai cittadini del distretto. Il palazzetto dello sport al momento in uso come centro vaccinale deve rappresentare un punto di svolta rispetto ai 14 mesi, 15 mesi di pandemia che stiamo vivendo. I cittadini ovviamente per seguire le norme e le regole sono stati, ecco, come dire, contenuti. Ad oggi la campagna vaccinale deve rappresentare un momento di svolta che già di fatto è iniziata e iniziare a parlare di riaperture, soprattutto anche nei confronti di quei settori economici che in questi mesi stanno vivendo un momento di estrema difficoltà e a cui va tutta la mia solidarietà. Quali sono le prospettive a medio e lungo periodo di questo hub? Ma le prospettive è di raggiungere 80.000 cittadini. Questo è il target che si è dato all'ASP e quindi di effettuare circa 140.000 somministrazioni appunto di vaccino. Penso che questo obiettivo sia assolutamente raggiungibile. E l'obiettivo primario è arrivare a 500 vaccini al giorno. Chiaramente tutto adesso l'aspetto sanitario e di organizzazione sanitaria è nelle mani del distretto, ecco, dell'ASP nostra, con in capo il dottore Cimò e il responsabile del centro vaccinale che è il dottore Cianciolo, per cui siamo sicuramente in buone mani. È un altro tassello che l'amministrazione regionale aggiunge all'organizzazione dell'attività sul territorio per fronteggiare quella che è la pandemia e quelle che sono state le difficoltà che in questo momento la popolazione ha vissuto. La vaccinazione è la speranza per tutti, quindi riuscire a creare un'ulteriore opportunità di accesso a tutta la popolazione è sicuramente un elemento importante perché favorisce anche da parte della popolazione una adesione a questa campagna che ovviamente è fondamentale per poter riuscire a sconfiggere gli effetti della pandemia. È un momento di svolta perché da oggi non c'è più nessun motivo per non fare i vaccini. Dobbiamo vaccinarci tutti, questo è il messaggio forte e chiaro che parte dalla Regione Siciliana e quindi a Bagheria, a questo comprensorio, in questa struttura davvero ben curata, buon vaccino a tutti. Coronavirus Sicilia, vaccini a rilento, calo dei contagi e RT ospedaliero come nuovo parametro per determinare la fascia di colore delle regioni. Ne abbiamo parlato con Marco Trapanese, fisico medico e professore universitario. Ascoltiamolo. Certamente la campagna vaccinale va a rilento perché i siciliani non amano AstraZeneca. Questo è un dato di fatto, le ragioni sono tante. Io in parte le leggo alla tradizionale diffidenza del popolo siciliano per per il potere costituito, ma in parte c'è anche un problema di credibilità generale che è stata un po' minata e di fiducia del popolo siciliano nei confronti del sistema sanitario che è stata un po' minata dalla vicenda dei dati che ha attraversato tutta questa pandemia in Sicilia. Quindi purtroppo su AstraZeneca andiamo lentamente. All'orizzonte arriveranno molte dosi di Pfizer, quindi il problema dovrebbe essere affrontabile e risolubile con le dosi di Pfizer. Vogliamo spiegare in modo più chiaro cosa significa RT ospedaliero? Significa che non saranno più visti quali sono i positivi, i numeri dei positivi non saranno importanti, si monitorerà l'andamento nel tempo di quante persone vengono ospedalizzate o di quante persone vanno in terapia intensiva, che è il vero parametro. Quindi ci sarà la struttura regionale, la struttura nazionale che conterà quante persone vengono ospedalizzate ogni giorno e quante persone vanno in terapia intensiva ogni giorno. In base a questo andamento si capirà se l'epidemia sta esplodendo oppure no. Ora, applicando questo parametro, che secondo me è quello corretto, la Sicilia praticamente durante tutto questo anno e mezzo ha sempre avuto numeri estremamente
migliori rispetto al resto d'Italia, perché forse solo una volta nel dicembre scorso abbiamo superato di poco la soglia critica, ma stiamo parlando di un paio di giorni, quando siamo andati intorno ai 190, ma sarà durato 2 o 3 giorni. Siamo sempre stati sotto la soglia critica delle terapie intensive e anche le ospedalizzazioni, tutto sommato, sono state contenute rispetto al resto d'Italia. Peraltro, sull'RT ospedaliero possiamo fare una cosa estremamente importante: aumentiamo i posti negli ospedali, consentiamo alla gente di curarsi e consentiamo alla gente che non è malata di continuare a vivere. E l'altra questione importante, così facendo potremo anche consentire riprendere tutte quelle cure di altre malattie che durante questi anni, di questi mesi, sono state drammaticamente bloccati, perché noi abbiamo pazienti oncologici che hanno rinviato i follow up, abbiamo pazienti neuropsichiatrici che non hanno i consulti, abbiamo giovani donne che non hanno più avuto il monitoraggio necessario in età fertile e quant'altro, che è stato bloccato. L'RT ospedaliero, se applicato in maniera saggia e se non ci saranno ulteriori dati, errori sui dati, potrebbe essere una chiave di svolta per rasserenare gli animi. Cambiamo argomento, migranti. Musumeci ha incontrato a Roma al Viminale il ministro dell'interno Lamorgese per affrontare il tema degli sbarchi a Lampedusa. Non può restare un'emergenza siciliana. Accompagnato dal sindaco di Lampedusa, dottor Martello, ho rappresentato al ministro la preoccupazione della comunità siciliana per le previsioni allarmanti che arrivano dai servizi circa il possibile arrivo di oltre 70.000 migranti che potrebbero nelle prossime settimane partire dalle coste del Nord Africa. Carne umana nelle mani di spregiudicati delinquenti. Di fronte a questa realtà noi rischiamo in Sicilia di far passare un messaggio negativo attraverso i mass media, il messaggio di una terra occupata da migranti, anche se sappiamo che molto spesso non c'è assolutamente contatto fra le aree destinate ai migranti e le aree destinate al turismo e allo svago. Ma è un messaggio negativo che deve essere neutralizzato. Al governo Draghi abbiamo chiesto di darsi una strategia nel Mediterraneo e non soltanto per il fenomeno della migrazione. Abbiamo chiesto che il presidente Draghi, giorno 25 nel Consiglio europeo, riesca finalmente a battere i pugni sul tavolo e a spiegare all'Europa che questo dramma umanitario non può essere lasciato soltanto all'Italia. Anzi, per essere più chiari, alla Sicilia e alle terre che sono frontaliere, Lampedusa da una parte, le altre coste della Sicilia orientale dall'altra parte. Abbiamo chiesto al Ministro di continuare a utilizzare le navi quarantena per evitare che si possa creare nell'isola una sorta di tensione di carattere sociale a causa dell'epidemia. L'idea delle navi è stata nostra lo scorso anno e il Ministero l'ha recepita per intero. Abbiamo chiesto al Ministro dell'Interno di intervenire sul collega della Difesa per un serio servizio di pattugliamento in mare e nell'area per intercettare subito le navi che stanno per partire dalle coste nordafricane. Abbiamo chiesto al Ministro di intervenire in maniera perentoria sul governo tunisino e sul governo libico, dove i problemi politici e istituzionali non mancano, per capire se possiamo addivenire ad una intesa e affidare a quei due stati il compito di impedire o contenere la partenza dei mercanti e dei trafficanti della carne umana. Abbiamo chiesto al Ministro di avere tutti il diritto di poter affrontare il periodo della ripresa economica
senza dover continuare a pagare prezzi alti. Cambiamo argomento. Luana Ilardo, figlia di Luigi, ex boss ucciso dalla mafia, dopo aver iniziato un percorso di collaborazione con lo Stato, racconta della drammatica vicenda attraverso la sua significativa testimonianza. Lei a 16 anni ha visto uccidere suo padre, le è morto tra le braccia. Purtroppo sì, il 10 maggio ho assistito a questa esecuzione. Inutile dire che è stato il giorno più brutto della mia vita e mi sono ritrovata in quella scena. Suo padre era un boss mafioso, ma realmente era infiltrato dallo Stato negli ultimi 3 anni della sua vita. Ha fatto arrestare, e questo lo ha confermato anche Nino Di Matteo, 7 latitanti mafiosi importanti. Assolutamente sì, in realtà oltre questi 7 mafiosi di cui si parla sempre, in tutto gli arresti sono stati circa 53. Mio padre nasceva in una famiglia abbastanza particolare, dove comunque ha avuto un principio abbastanza opinabile. Finita la sua pena detentiva aveva deciso di svoltare, di saltare il fosso e cominciò questa collaborazione con lo Stato, con una figura abbastanza particolare come quella dell'infiltrato che fece per 3 anni. La figura dell'infiltrato nasce proprio per poter permettere a papà di portare avanti questi arresti importanti che poi si dovevano concludere con l'arresto finale, quello di Bernardo Provenzano, da cui nasce appunto la sua figura di infiltrato. Riguardo alla sua collaborazione che è tardata a venire, mancavano ormai pochi giorni prima del suo omicidio. Ieri è uscito un libro dove lei rilascia una sua testimonianza importante. Sì, ieri è uscito il libro che ha scritto per me Anna Vinci, una donna che ho avuto la fortuna di conoscere, che è ovviamente una grande penna d'oro, una grande scrittrice, che comunque ha voluto raccogliere il mio sfogo, il mio dolore. Ieri appunto è uscito il libro e mi auguro che possa essere un ulteriore supporto a livello anche sociale e umano per comprendere tutto quello che c'è dietro le foto segnaletiche e queste storie che di bello non hanno nulla da raccontare. Ho voluto testimoniare che purtroppo spesso anche noi figli siamo quelli che paghiamo veramente il conto di queste tragedie senza averne nessuna colpa e senza ovviamente aver mai richiesto di essere presenti in situazioni così forti e così dure per qualsiasi bambino. Rientriamo in studio. In Sicilia non sono stati ancora avviati al lavoro i forestali, una criticità che potrebbe causare ulteriori disastri ambientali a causa del prossimo caldo estivo e dei probabili conseguenti incendi. Ne parla Tiziana Ferrara, dirigente regionale SIFUS. Mancano le programmazioni e c'è un ritardo che è pari a circa un mese, un ritardo che è cronico perché ogni anno si vengono a proporre sempre le stesse problematiche, fondi che mancano, negli anni precedenti gestione in dodicesimi, quest'anno invece la programmazione viene demandata a finanziamenti provenienti dalla Comunità Europea, quindi si tratta di ovviamente programmazioni di tutt'altro calibro. Questo fa sì che gli avviamenti slitteranno da almeno d'un mese, con le conseguenti situazioni che sappiamo, incendi, le solite accuse e i soliti discorsi sgradevoli che vengono fatti sui forestali. Quest'anno l'ultimo insulto è quello che sono dei relitti della società che si divertono ad incendiare. Noi abbiamo partecipato ad un incontro con l'assessore Scilla, il quale per l'appunto ci avvisava di questi ritardi negli avviamenti che erano causati proprio dalla mancanza di fondi, perché questi fondi che si attendevano erano quelli per l'appunto provenienti dalla Comunità Europea. Ovviamente la Comunità Europea non regala soldi a destra e a manca, ma richiede che ci siano delle programmazioni serie, quindi i finanziamenti devono provenire dalla Comunità Europea. Sarebbero dovuti, diciamo, essere messi in sicurezza anche i viali sbarrafuoco. Riguardo questo, che mi dice? Soprattutto i viali parafuoco, perché gli avviamenti dovrebbero essere fatti già a partire da gennaio, inizi di febbraio, proprio allo scopo di pulire questi viali,
Con il ritardo negli avviamenti, chiaramente i viali parafuoco sono incolti, sono pieni di erbacce, le sterpaglie, e appena, mi ripeto, appena arriverà lo scirocco e il caldo africano, saranno guai. Ad oggi i viali parafuoco sono ancora in condizione di incoltura e stato di abbandono. Nessun intervento è stato fatto. In realtà il problema è la necessità di riforme. Tutti propongono le loro riforme. In realtà le riforme che propongono alcuni sono una manciata di giornate aggiunte a quelle che si fanno. Noi sosteniamo un progetto di stabilizzazione, e anche qui mi ripeto, perché un forestale, tutto quello che può fare nelle mansioni, nell'allargamento delle competenze, e fa sì che possa lavorare tutto l'anno, non solo viali parafuoco, le strade di campagna, il verde pubblico, tutti quei siti archeologici che vengono avvolti dai rovi. Non basta tagliare l'erba del viale parafuoco per dire che abbiamo portato in salvo un bosco. C'è tutto il sottobosco che va sistemato, ripulito e riordinato. C'è tutta una serie di situazioni che noi abbiamo proposto e che proponiamo da 10 anni. Novità sul depuratore di Santa Flavia, si aspettano le somme da parte della regione siciliana. Lunedì scorso sono stato dall'ingegnere Foti, che è il responsabile di Dipartimento Acqua e Rifiuti. Aspettiamo soltanto il trasferimento delle somme della regione, quindi una delibera di giunta, per poi definitivamente affidare il depuratore al commissario unico per la depurazione, professore Giugni. Un passo molto importante per la comunità di Santa Flavia, che ci tiene molto a risolvere questa problematica che da tanti anni li affligge. Assolutamente sì, ed è proprio la conoscenza di questo problema per il nostro territorio che mi ha portato a chiedere alla commissione Comafia, di cui faccio parte, una commissione d'inchiesta specifica sulla depurazione. Ieri, tra l'altro, è stato un giorno importante, anche in commissione abbiamo udito il procuratore di Palermo, il Lovoi, e il procuratore aggiunto Sabella, e abbiamo parlato proprio delle difficoltà degli impianti della provincia di Palermo, che sono effettivamente in una situazione disastrosa. Però anche merito anche della commissione, che finalmente si è acceso un riflettore su questo problema, che sono l'impianto di depurazione, che nella nostra Sicilia sappiamo essere all'ultimo posto proprio per il trattamento delle acque reflue. Quindi è qualcosa di cui vado orgoglioso in questa mia attività parlamentare. Per quanto riguarda Santa Flavia Porticello, speriamo che entro fine anno di avviare i lavori. Invece per gli altri impianti, ad esempio Casteldaccia, eravamo anche già vicino ad una conferenza di servizi per avviare i lavori. C'è stato qualche problemino legato anche alla progettazione ed altro, ho chiesto, e anche con la collaborazione e sinergia con l'ingegnere Foti, stiamo organizzando una riunione con l'ATO, ATI, la regione e il commissario, per poi risolvere tutte quelle problematiche che hanno comportato un rallentamento, se non proprio il blocco dell'iter. Quindi sono speranzosa, più fiduciosa. Ecco, spero che entro questo fine dell'anno molti di questi impianti potranno essere attivati. Concluso il casting di Sanremo Junior, 4 i siciliani selezionati, fra i quali 2 di Bagheria, che affronteranno la semifinale. Si è concluso il casting regionale di Sanremo Junior, abbiamo avuto 4 finalisti siciliani, 4 bravissimi ragazzini, di cui 2 provengono dalla mia accademia, l'Accademia del Canto Maria Nucatola, sono molto orgogliosa di questo, molto contenta. Il prossimo passo quale sarà? Il prossimo passo sarà giorno 21 semifinale e giorno 22 finali nazionali proprio all'Ariston di Sanremo. Quindi per questi 2 ragazzini ci aspettiamo una bella carriera, almeno ce l'auguriamo. Incrociamo le dita per come vada l'evento, perché lì saranno bravissimi tutti i ragazzini che parteciperanno a questa semifinale e finale. Mi auguro per i miei 2 allievi che sia una bellissima esperienza, a prescindere da come vada. Una bella esperienza per te? Sì, sono abbastanza emozionata, sì. Com'è andata? Sei stata, diciamo, emozionata? Come ti senti? Allora, adesso un po' più tranquilla perché so come saranno le circostanze, però sento abbastanza emozionata io. Sei pronta quindi a partire? Abbastanza. È stato bellissimo, questa esperienza secondo me sarà un'esperienza indimenticabile.
Ho partecipato anche ad altri concorsi e sono stati anche loro bellissimi. Saranno esperienze indimenticabili comunque. Ho avuto tantissimo appoggio dall'assessore Maurizio Logalbo e dal comune di Bagheria, come sempre durante i miei eventi qui a Bagheria, e vorrei ringraziarli per il patrocinio ottenuto. In streaming e poi sul circuito delle TV regionali, Sicily On Air, uno spettacolo con ospiti regionali e nazionali che cerca di tenere compagnia al pubblico in questo periodo di dure restrizioni dovute al coprifuoco e alla pandemia. Presenta Sicily On Air, il music show dei siciliani. Un salotto ricco di ospiti conosciuti sia a livello regionale che nazionale e tante live performance musicali. E questo Sicily On Air, lo show dei siciliani girato al Mob di Palermo e poi trasmesso sia in diretta streaming sulle piattaforme Facebook e YouTube che nel circuito delle TV regionali siciliane. Uno spettacolo che cerca di tenere compagnia al pubblico in questo periodo di dure restrizioni dovute al coprifuoco e alla pandemia e condotto brillantemente dallo speaker radio TV Vincenzo Canzone. Sicily On Air è una trasmissione, un varietà, un talk musicale che ormai va avanti da 9 puntate, 10 puntate, insomma, con tanti ospiti che sono venuti a trovarci, prodotta da Io Compro Siciliano. Abbiamo voluto riportare la musica dal vivo, dal Mob a Palermo, questo club, per dare una speranza, perché dobbiamo ricominciare, dobbiamo ripartire. Questo è il mood della nostra trasmissione, che magari andrà in giro anche in estate, in tour, chi lo sa, vedremo. Sicily On Air, il talk show musicale dei siciliani. La voglia di portare la musica dal vivo al pubblico, ma anche far conoscere la nostra isola anche al di fuori del territorio regionale. E questo è l'intento del gruppo di produzione del format Io Compro Siciliano. Sicily On Air è una produzione Io Compro Siciliano, perché noi promuoviamo il prodotto artistico, e quindi c'è tanta arte da produrre e tanta arte da promuovere. Mi voto e mi rivolgo sospirando. Su le notti intere senza sonno. In onda domani la quarta puntata di Sweet Kings, la sfida all'ultimo dolce, il nuovo format della nostra rete legato al mondo della pasticceria. Tutte le anticipazioni in questo servizio. Tutto pronto per la quarta puntata di Sweet King, la sfida all'ultimo dolce, che andrà in onda sabato 15 maggio alle ore 15 sul 19 Tele One, in replica domenica 16 maggio alle 10.45 e alle 21.15 ed in streaming su tutta la piattaforma multimediale, il sito teleone.it, l'app Tele One e i social network YouTube, Facebook ed Instagram. Durante la terza puntata di Sweet King si sono affrontate Antonella Bonanno, 71 anni, di Palermo, e Vera Lanza, 40 anni, di Barcellona Pozzo di Gotto. Si è qualificata per la semifinale Vera Lanza. Per la quarta puntata si sfideranno due giovanissimi ragazzi, Claudio Adelfio ed Antonio Sardina, entrambi di 19 anni e di Palermo. Claudio Adelfio frequenta il quinto anno dell'istituto professionale Pietro Piazza e durante il tempo libero, oltre a studiare, collabora nell'azienda di famiglia. È un grande appassionato di sport, specialmente di calcio. La sua più grande passione rimane la pasticceria e il suo sogno e obiettivo principale è quello di continuare gli studi e diventare un grande pastry chef. Antonio Sardina frequenta il quinto anno dell'istituto professionale Pietro Piazza nella sezione enogastronomia. Le sue passioni sono lo sport e i videogame. Il suo obiettivo è diplomarsi e crescere a livello professionale grazie a corsi di settore e stage in grandi aziende per poter in seguito riuscire ad aprire una propria attività nel campo della gastronomia e della pasticceria. Sweet King è un format inedito legato al mondo della pasticceria, ideato dall'autore e regista Roberto Marco Oddo e condotto dalla giornalista di cultura e spettacolo Alessandra Costanza. 8 amanti della pasticceria selezionati online grazie all'invio di dolci ricette si sfideranno nel corso di 7 puntate per contendersi l'ambito titolo di Re dei Dolci. Sweet King è un format interattivo dove il pubblico è chiamato ad interagire con i protagonisti del programma e soprattutto con i concorrenti attraverso l'iniziativa Social Sweets, dove le dolci ricette inserite online possono essere votate dai followers che decreteranno al termine delle 8 puntate del programma il vincitore Sweet King Social Award, ossia il concorrente più amato dal pubblico di YouTube. La trasmissione è prodotta dal gruppo Medio One e patrocinata dall'Istituto Alberghiero Pietro Piazza di Palermo, scuola che rappresenta una delle eccellenze alberghiere con il più alto numero di studenti in Italia, diretta dal dirigente scolastico Vito Pecoraro.
Il format è stato girato interamente all'interno della prestigiosa MAG, Master Academy Antonino Galvagno, a Palermo. Ogni puntata vede protagonisti due sfidanti che in 25 minuti ciascuno dovranno realizzare, nella prima fase del programma, il proprio dolce cavallo di battaglia. A valutare le performance e soprattutto i dessert dei concorrenti in gara saranno tre temibili giudici pastry chef: Pietro Pupillo, Santi Palazzolo, Giovanni Catalano. Anche per oggi è tutto, vi ringrazio per averci seguito, vi do appuntamento ai prossimi notiziari di Media News.